male, ma in carrozzella. Mi chiamo Pier Mario. Io mi sento normale, anche se faccio un po' di fatica a parlare, ma mi sento uno come voi. Mi è stato raccontato che la mia venuta al mondo è stata difficile. Subito dopo la nascita, i medici dissero che ero clinicamente morto. La levatrice, in un ultimo disperato tentativo, mi praticò la respirazione artificiale, così tornai alla vita. E ora sono qui a raccontarvi la mia storia. È da quando sono nato che sono imprigionato nel mio corpo spastico, incapace di muoversi e di esprimersi. La gente, quando mi vede, è stupita. Hanno paura ad avvicinarsi. Ma io sono come voi. E come tutti, per essere felice, vorrei essere accettato così come sono. Chi mi incontra non vorrebbe vivere nella mia condizione neppure per un minuto. Sarebbe insopportabile. Allora si immagina che io non sia come lui. Che nella mia prigione io riesca a stare bene e a divertirmi. Con il sorriso, la battuta scherzosa e l'ironia, tenta di esorcizzare l'imbarazzo che la mia presenza gli suscita. Spesso io, incapace di essere me stesso e di esprimere i miei veri sentimenti, reagisco nel modo che piace a lui, fingendo di stare al gioco, di accettare la battuta ironica, di divertirmi. Così, in questo gioco di finzione, sono tutti più tranquilli. Ma dentro di me sto da cane, prigioniero oltre che del mio corpo, anche della mia mente. Io sono un uomo normale, anche se in carrozzella. Sono come voi, anche se fatico a parlare. Sono un uomo normale. Mi chiamo Pier Mario.